I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, benvenuti a un nuovo video. Oggi ritorniamo a parlare di spinning, continua la nostra rassegna spinning. Per chi di voi non sa di cosa stiamo parlando, vi linko lungo questo video degli altri video che abbiamo fatto, quindi abbiamo deciso di fare questa rassegna spinning e ora stiamo parlando dello spinning centrale, cioè quello spinning che può affrontare chi inizia a 360 gradi cercando un'attrezzatura che vada bene un po' per tutto. Abbiamo parlato delle canne, abbiamo parlato dei mulinelli, abbiamo parlato dei trecciati. Oggi siamo arrivati a un argomento abbastanza semplice ma alquanto complesso in alcune parti, perché siamo davanti alla scelta del nostro terminale. Quindi perché si fa il terminale, di che diametro lo consiglio per questo spinning centrale, ve lo ricordo, e vi faccio anche vedere in pratica un paio di nodi, quello di giunzione fra treccia e nylon, quindi fra la treccia e il terminale, e quello di giunzione fra il nostro terminale, il nostro snap e il nostro moschettone. Quindi parliamo immediatamente di quello che è la cosa più veloce, quindi la scelta del nostro diametro. Diciamo che in questo spinning centrale normalmente, a parte qualche caso eccezionale, il terminale varia da uno 0,30 a uno 0,45 in alcuni casi. La scelta può essere data in base al tipo di artificiale che usiamo. Prima di tutto, prima di valutare il pesce che possiamo andare a insidiare, dobbiamo cercare di capire qual è il diametro giusto che permetta alla nostra esca di muovere al meglio. Quindi io qua vi ho portato due esempi, un long jerk, un classico long jerk, in questo caso questo è un Momotti. Personalmente ritengo che il diametro del terminale non sia così importante per quanto riguarda questo artificiale, quindi possiamo tranquillamente, a scanso di equivoci, andare a scegliere un terminale piuttosto spesso. Possiamo mettere uno 0,40, uno 0,45. Non ho visto nella mia esperienza una diversa quantità di mangiate passando dallo 0,30 allo 0,45, assolutamente. Anche perché questo è un artificiale che si recupera in linea, si recupera a gercate, con degli stop che potrebbe essere l'unico caso per cui un filo più leggero mi possa dare la più naturalezza possibile alla mia esca. Ma in linea di massima io vi consiglio nei long jerk, quindi artificiali dallo 140, quindi a 14 cm a salire, di andare tranquillamente sui long jerk, ripeto, su un diametro dello 0,35 se è un buon filo, ma normalmente 0,40, 0,45 nei fili diciamo popolari. Per quanto riguarda invece lo spinning centrale, possiamo sicuramente usare delle altre esche. Le altre due famiglie di esche principali sono la gomma e il jig. Allora, per quanto riguarda la gomma, sicuramente un diametro del terminale un pochettino più ridotto ci dà sicuramente più movimento. La gomma perché la vado a usare? La vado a usare perché la gomma deve essere naturale. Quindi grazie alla sua morbidezza, alla sua naturalezza, cerco di insidiare il mio pesce predatore in questo modo. A questo punto mi viene logico pensare che se io leggo la mia gomma con un filo più sottile, lei si muoverà bene. Quindi long jerk, fili assolutamente, tranquillamente, anche un pochettino più spessi. Per quanto riguarda la gomma, cerchiamo di ridurre il più possibile. Che cosa voglio dire? Fate attenzione. Ridurre il più possibile vuol dire non andare a legare quest'esca che ha un certo volume e un certo peso con lo 0,20, perché sicuramente con lo 0,20 questa muoverebbe bene, qualsiasi cosa muove meglio con un filo estremamente sottile, ma è inutile assolutamente andare a far muovere bene un'esca, cercare di far abboccare il nostro pesce e poi perderlo alla velocità della luce perché il nostro filo si rompe. Quindi ci sono dei minimi diciamo diametri che in queste pesche, soprattutto utilizzando l'attrezzatura che abbiamo dietro, quindi vi ricordo un'attrezzatura da spinning medio, non bisogna scendere sotto determinati diametri. Io vi consiglierei di non scendere quasi mai sotto lo 0,30, a meno che in un caso eccezionale voi non vogliate fare con la vostra attrezzatura di spinning centrale, diciamo così, una pesca con una gomma spiombata. A quel punto possiamo anche scendere un goccio in più, ma però attenzione poi alla tenuta, perché ne va veramente a soffrire. Facevo un accenno sul discorso dell'attrezzatura, perché abbiamo un'attrezzatura da spinning centrale, quindi una canna che può essere un 10-30, un 10-35, un 20-40, un 20-50, quindi canne che sono discretamente rigide nella loro tipologia. Quindi attenzione,
quando andiamo a ferrare un pesce, se la mangiata è rapida e diciamo cattiva, rischiamo con la canna, che non ha chiaramente una flessibilità tale da permetterci una ferrata forte, di strappare. Ecco anche perché vi dico, non diminuiamo troppo il diametro del filo, soprattutto se abbiamo un'attrezzatura dietro di quel genere. Spero di essere stato chiaro. A questo punto abbiamo visto il perché di questi diametri, ci manca soltanto parlare del jig. Ecco, il jig è uno di quegli artificiali che dipende che diametro mettiamo, possiamo lavorare su tutti e due i diametri. Se parliamo di un jig diretto a una pesca dalla scogliera, dalla barca, al pesce azzurro, quindi bonito palamita, eccetera, usiamo dei jig che vanno recuperati, aggercate molto veloci, recupero molto veloce, e di conseguenza possiamo tranquillamente utilizzare il diametro grande che usiamo per i long jerk. Però ci sono oggi sul mercato, e sono quelli che poi alla fine vanno di più, vi ricordo tutta la serie della Zez, che ha un'identità in discesa, ha un movimento in discesa. Quindi spesso il recupero va fatto a canna alta con delle gercate e godiamo proprio del movimento dell'artificiale in discesa. È logico pensare che se io al mio artificiale leggo un filo spesso, questo movimento sarà sicuramente più limitato. Se invece lo leggo con un filo più sottile, questo movimento sarà molto più libero. Ecco perché è importante in quel caso scegliere e cercare di diminuire un pochettino il diametro. Per farvela breve, in lato pratico, io non scenderei con un micro jig o con un jig, diciamo, scusate, micro jig è un'altra cosa, con un jig non scenderei sotto lo 0,35, anche perché parliamo di jig da 30-35 grammi che se li scanniamo molto molto forte potrebbe addirittura rompersi il mio terminale a causa proprio dello strappo che do e dello scatto che do nel lancio. Detto questo, ragazzi, è importante sapere che dobbiamo fare il nostro terminale di una lunghezza che normalmente è 1,5 m. Qua io vi dico un piccolo cenno. Allora, la lunghezza di 1,5 m io la faccio aprendo le due braccia in questo modo e io so che ho 1,5 m di lunghezza. Certo che pesco con un drop, quindi con la parte che esce fuori dal puntale, piuttosto lunga io, quindi il nodo di giunzione non mi va mai dentro il puntale. Chiaro è che non andando mai dentro il puntale, il nodo si consuma molto molto meno, solo nel caso di una cattura importante o solo nel caso di un incoccio altrettanto importante, il nodo va controllato, va ricontrollato, va tirato e al limite va rifatto. Altrimenti lo cambio da una pescata all'altra semplicemente. Riesco a fare una pescata di 150-200 lanci senza che il nodo abbia nessun tipo di problema. Siccome che pescare col drop piuttosto lungo potrebbe diventare piuttosto complicato per qualcuno di voi, soprattutto all'inizio quando uno non è pratico, un consiglio che vi do: fate il drop da 50 cm, da 60 cm e fate il terminale quindi rispettivamente corto quanto il drop, in modo che il nodino non entra dentro. Se siete abituati invece a pescare col drop molto molto corto e non riuscite a fare altrimenti, allora a questo punto fate pure il terminale da 1,5 m. Sappiate che però tutte le volte che lanciamo e che recuperiamo il nodo entra e quindi crea uno sfregamento negli anelli, quindi a quel punto mi raccomando controlliamo la metà della pescata, facciamoci un tot di lanci e poi per esperienza vi dico controlliamolo, perché altrimenti rischiamo di perdere magari un'esca meravigliosa che costa 20 euro e questo è un consiglio che mi sento di dare. La giunzione, che è la parte più critica per molti di voi, si fa con un nodo, quindi no girella, nessun tipo di girella e nessun tipo di parte rotante tra la treccia del mio mulinello e il mio artificiale in questo tipo di spinning, sempre, assolutamente. Quindi vado a fare un nodo. Bene, di nodi ce ne sono parecchi, no? I due più conosciuti sono l'Albright e il Tony Pegna. Io personalmente vi consiglio di farne uno dei due. Identificate in questo nodo quello che vi sembra meglio essere eseguito e mi raccomando, fatelo continuamente e fate solo quello, perché il nodo è una questione di esperienza. Il nodo va fatto anche in pesca, non solo a casa. Ci sono dei nodi molto belli che però in scogliera viene difficile farli. Veniamo subito al dunque, velocemente vi faccio vedere i due nodi che io solitamente faccio. Io qua ho preparato per voi su sfondo nero uno snap, poi vi faccio vedere un nylon che sarà il mio terminale, in questo caso in fluorocarbon sicuramente, in questo caso non è fluorocarbon, è nylon giallo, in modo che voi possiate vederlo. Vi faccio vedere velocemente, poi vi linko anche qua sopra il mio video dove lo potete vedere bene. Facciamo un cerchio con il nostro nylon, prendiamo il nostro trecciato, ci infiliamo all'interno del cerchio, prendiamo in questo modo
il filo, adesso io poi andatevelo a vedere perché questo non è chiaramente il tutorial su questo nodo. Io solitamente faccio 15 spire. Vedete che è molto molto semplice. Scusate se il passaggio è piuttosto veloce, però se andate a vedere il mio video lo faccio vedere in due passaggi e risulta molto molto comprensibile. Andiamo a stringere, vedete, sto chiudendo il mio nodo in questo modo, ok? E questo è un all bride eseguito. Tenete presente che io faccio questo nodo da molto tempo, ok? Quindi il nodino risulta in questo modo molto molto piccolo. Il Tony Pegna è un altro nodo che adesso non vi faccio vedere, ma anche lì ho fatto un tutorial dove lo andiamo a vedere. Cercate di utilizzare delle forbici molto molto taglienti per chiudere, e questo è il mio nodo di giunzione, ok? Faccio quindi Allora. vedere il nodo che io faccio sullo snap, quindi a questo punto avremo il nostro filo che esce. Io qua faccio due nodi, il primo che è quello che faccio più spesso, che è un uni, quindi allineo i due anelli, i due fili, creo un cerchio in questo modo, entro dentro 4 volte, 2, 3, 4, chiudo questo che diventa un doppio 8, come vedete, lo bagno bene, vado prima di serrarlo completamente tirando il capo lungo in appoggio al mio moschettone, lo bagno perché questa operazione se no lo brucia, poi prendo di nuovo i due capi, li chiudo tutti e due insieme, dopodiché prendo il capo nobile e lo tiro. E a questo punto il mio uni è perfettamente eseguito, come vedete in questo caso, ok? Alcuni di voi mi dicono: ma si potrebbe fare anche un palomar. Va bene, possiamo fare anche un palomar, ve lo faccio vedere velocemente anche questo in questo modo. Entriamo, doppiamo il nostro filo, vi faccio vedere un palomar con una mano sola praticamente. Entriamo, doppiamo il nostro filo all'interno del nostro moschettone, andiamo a fare questo lavoro così. A questo punto ruoto o il mio moschettone in questo caso, ma potrebbe essere anche un amo. Prendo l'occhiello, vado a tirare questo, tengo fermo, infilo il mio moschettone in questo modo e vado poi a chiudere il tutto così. Quindi prendo, tiro i due capi, poi tiro e mi assicuro sempre col capo lungo che tutto sia a posto. Ecco lì che il mio palomar è perfettamente eseguito. Quindi avete visto, ragazzi, il discorso. Chiaramente, una volta che abbiamo il nostro moschettone, possiamo andare a inserire il nostro artificiale all'interno del nostro moschettone e vedete che lui gioca perfettamente all'interno del moschettone stesso e riesce a entrare e a uscire. Quindi io posso cambiare tranquillamente le mie esche senza grossi problemi in questo modo, e lui rimane perfettamente inserito così. Benissimo, quindi a questo punto abbiamo visto questi due nodi, ok, tre nodi. Perdonate se non sono lunghi, ma non sono i tutorial sui nodi. Ve l'ho voluto fare vedere per farvi vedere quanto è veloce e pratico fare un nodo del genere. Ci vuole un pochettino più di pratica, appunto. Quindi detto questo, ragazzi, abbiamo detto tutto, abbiamo detto quello che è il diametro consigliato e il perché usare, alzare, abbassare il diametro, quello che è la lunghezza, abbiamo visto i nodi e direi che per questo spinning centrale del terminale ne abbiamo parlato a sufficienza. Quindi vi do appuntamento al prossimo video sulla nostra rassegna spinning, in cui inizieremo un pochettino a toccare gli artificiali, tutto quello che sono gli accessori che servono appunto per andare a pescare e per essere comodi in questa meravigliosa pesca che è lo spinning, quindi le borse eccetera eccetera, fino ad arrivare addirittura a quello che è l'abbigliamento più idoneo e consigliato appunto per questa pesca. Detto questo, ragazzi, continuate a seguirci sui nostri social, Fisherlandia Mondo Pesca Sportiva per quanto riguarda Facebook, Fisherlandia per quanto riguarda Instagram. Continuate a seguirci, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Ci vediamo come sempre anche nelle nostre super mega live. Detto questo, ragazzi, io il terminale per lo spinning centrale vi salutiamo. E come sempre, che la pesca sia con voi. I think the girls with their nails done now.